La città della droga. Il primo proiettile andò a segno dritto nel ginocchio. Il sicario, un adolescente dalla barba acerba, si avvicinò a quell'uomo elegante caduto a terra e lo finì con una pallottola in mezzo agli occhi. La testa esplose come i cocomeri che aveva usato per esercitarsi nelle periferie dimenticate da Dio, dove viveva. Non conosceva nemmeno l'identità di quella sua prima vittima. Sapeva solo che si trattava di uno dei capi della polizia cittadina. Un pezzo grosso, si sarebbe detto una volta. Una casella importante dell'apparato di sicurezza. Oggi, in fin dei conti, non importava quasi a nessuno. E infatti, i telegiornali riportarono stancamente quell'ennesimo fatto di sangue, specificando solamente che il funesto computo degli omicidi aveva raggiunto esattamente il migliaio dall'inizio dell'anno. Non era ancora finita la terza settimana di quel maledetto e caldissimo 2018. La metropoli, un tempo frequentata da migliaia di turisti alla ricerca di sballo e bianche spiagge tropicali, si era trasformata in un girone infernale, calato in mezzo a tetri palazzi e scintillanti grattacieli. La polizia e la politica, sotto il pesante giogo della violenza e del potere economico dei cartelli, avevano ormai gettato la spugna, lasciando le mani completamente libere alle organizzazioni criminali. Festa di lusso. Carlos, il matto, era arrivato da poco. Se ne stava seduto sul bordo della piscina con i piedi in acqua, fissando le stupende ragazze in bikini che ballavano sorridendo e ammiccando ai moltissimi ospiti. Tony, il suo capo, da quando aveva conquistato il vertice del clan che gestiva quel settore della città, organizzava queste magnifiche feste e stavolta si era davvero superato. Le modelle, per la maggior parte pagate dalla sua agenzia, erano bellissime e incredibilmente provocanti. Sentiva la testa girargli vorticosamente. Benché fosse appena il suo secondo drink, voleva sballarsi per non pensare alla sua prima giornata di lavoro come sicario. Decise che era giunto il momento di mandare giù quella pillola che teneva in tasca. Si trattava senz'altro di roba buona. Gliel'aveva data Tony in persona per celebrare il suo battesimo di sangue. Voleva buttarsi nella mischia e gli serviva la giusta carica. Da sempre impacciato con l'altro sesso, d'ora in avanti, grazie alla sua affiliazione, avrebbe avuto solo l'imbarazzo della scelta. La cosa lo esaltava, ma allo stesso tempo gli faceva contorcere le budella dalla paura. La sostanza fece il suo effetto e, con il coraggio nelle vene, si buttò in piscina per raggiungere la giovane ballerina seminuda, che da un po' lo fissava con un'espressione sensuale. Abbracciò quel sottile corpo fragile e sinuoso che lo faceva impazzire di desiderio. Come ti chiami, bellezza? Le sussurrò in un orecchio. Sono il tuo dolce sogno proibito, amore, rispose lei. Oggi sarai mio, le disse, guardandola mentre lei, con un movimento aggraziato, spostava i lunghi capelli neri dietro alle spalle per porgere dolcemente il collo ai suoi baci. A Carlos sembrò che quella pelle profumata avesse degli strani riflessi blu e la cosa lo affascinò. Notò inoltre che il bianco degli occhi era caratterizzato da una particolare sfumatura azzurrognola. E si chiese se nella pillola che aveva ingerito potesse esserci stata una qualche sostanza che gli stava giocando quello strano scherzo percettivo. Mentre si arrovellava con queste riflessioni, si accorse che la sua mano si era tinta dello stesso colore. Stordito dall'alcol e dalla chimica, non riusciva a capire cosa stesse succedendo e tutto gli sembrava stupendo e inebriante, come in un sogno fatato.
La pelle di molte altre bellissime donne in bikini che si dimenavano in piscina stava assumendo colorazioni sgargianti, senza che quasi nessuno per il momento sembrasse dargli alcun peso. D'altronde, lo avevano avvertito. Nelle feste di Tony poteva accadere di tutto, urlò, alzando al cielo il cocktail, continuando a ballare maldestramente. In quel momento, sentì gli occhi chiudersi e perse i sensi. Desolazione. Un unico flebile fascio di luce entrava da una piccola finestra e, facendosi strada nell'oscurità, illuminava tenuamente un vecchio materasso impolverato e una sedia malconcia. Maria andava sempre lì a bucarsi insieme al suo ragazzo. Era sicura che non li avrebbero cercati in quella fabbrica abbandonata in mezzo a tanti edifici sgargianti del quartiere dei ricchi. Il posto era talmente spettrale che, a parte qualche rara comitiva di mocciosi e ansiosi di mettere alla prova il proprio coraggio, nessun altro vi si avventurava. Se ne stavano immobili ed esterrefatti l'uno di fronte all'altra. Fissavano increduli quella macchia di colore che lentamente, ma inesorabilmente, si faceva spazio sui loro corpi. Il rosa pallido della carne si tramutava in un giallo vivo e lucente. Non capivano se quello che vedevano fosse uno scherzo, che la sostanza che avevano appena assunto stava giocando ai loro poveri cervelli martoriati dalla tossicodipendenza, o se invece stesse succedendo davvero. Si spogliarono per controllare meglio. Rimasero a lungo a contemplare l'avanzata di quel colore così insolito e assurdo. Alla fine caddero a terra, sopraffatti da un sonno improvviso e profondo. Il diavolo. Quella mattina, John, grazie ad alcune speculazioni in borsa particolarmente fortunate, aveva guadagnato un sacco di soldi. Nessuno nell'azienda riusciva ad eguagliare i suoi risultati. Aprì il cassetto dove teneva la coca e diede una sniffata. Prima con una narice e poi con l'altra. Poi si alzò in piedi, diretto nel grande ufficio al piano di sotto. Gli piaceva vantarsi dei propri successi e prendersi gioco dei suoi colleghi. Si aggiustò la cravatta e scese le scale pregustando l'umiliazione che avrebbe inflitto per l'ennesima volta ai suoi compagni di lavoro. «Ragazzi», disse con il suo solito ghigno beffardo e l'espressione compiaciuta, «oggi non è giornata per voi, dovete ammetterlo». Tutti si voltarono verso di lui. Scese il silenzio. John capì che c'era qualcosa che non andava. Lo stavano fissando con una strana espressione di disgusto e stupore. Pensò che un po' di quella polverina bianca gli fosse rimasta attaccata alla sua bella faccia. Si girò verso lo specchio per controllare e darsi una pulita, ma rimase scioccato da quel che vide. La pelle e i baffi erano completamente rossi. Non un rosso qualunque, ma un rosso vivo! Stupendo e acceso. Spalancò gli occhi e urlò, senza riuscire a distogliere lo sguardo da quella figura così simile a un diavolo, senza coda né corna. L'agente antidroga. L'agente Philip, dopo lunghi anni di servizio nelle squadre speciali, era giunto all'amara conclusione che il suo lavoro e quello del dipartimento antidroga fossero ormai soltanto una penosa foglia di fico, utile solo a dissimulare il totale fallimento dello Stato in questa guerra. I cartelli avevano vinto da un pezzo e ora, un po' alla volta, si stavano mangiando anche la parte sana del paese. Non ci dormiva la notte. Un paio di mesi fa, inaspettatamente, un suo vecchio amico d'infanzia lo aveva chiamato per parlargli di una certa sua idea. Pedro, questo è il suo nome. Era un medico ricercatore specializzato nel trattamento delle tossicodipendenze. Grazie a molti anni di studio ed esperimenti era riuscito a sintetizzare un composto chimico con particolarissime proprietà,
Un'infinitesima quantità di quella sostanza era sufficiente per contaminare un'intera partita di droga. L'agente Philip rimase entusiasta dalle spiegazioni date dal suo amico. Si era convinto di aver finalmente trovato una concreta possibilità per sconfiggere, una volta per tutte, quel nemico implacabile. Da settimane, come indicato da Pedro, ne versava qualche goccia in ogni carico su cui riusciva a mettere le mani. Cocaina, eroina e qualsiasi altro tipo di stupefacente naturale o sintetico. Dopodiché reimmetteva quella droga nel mercato illegale, assicurandosi che arrivasse fino allo smercio al dettaglio, tramite i soliti canali che, suo malgrado, conosceva fin troppo bene. La sostanza sortiva sempre il suo effetto. Anche se la merce veniva rilavorata o tagliata, i tessuti corporei del tossicomane che ne faceva uso si tingevano inesorabilmente entro pochi minuti di colori sgargianti. Secondo gli studi di Pedro, a seguito della prima assunzione, la colorazione sarebbe svanita dopo un mese circa. Ma ogni successiva dose, la durata aumentava fino a diventare irreversibile. Altri effetti collaterali erano altamente improbabili, se non impossibili. Rasoio. Il sonno l'abbandonò in un unico terribile attimo. Sentì uno strano calore muoversi dentro al suo corpo. C'era qualcosa che non andava. La paura le stringeva il cuore e le attanagliava la mente. Il pensiero che la sua pelle si sarebbe colorata, come era successo a tutti i suoi amici tossici, la trafisse come uno stiletto conficcato nel cervello. Raccolse il coraggio che le rimaneva e si alzò dal letto, trascinandosi fino allo specchio. La pelle era gialla, luccicante e bellissima. Si gettò a terra in lacrime, cercando il coltello che teneva sempre sotto al letto. Non sapeva se farla finita o affrontare quello che senza dubbio il destino le avrebbe riservato. Sentì bussare alla porta. Era sua madre che la chiamava per la colazione. Avvicinò la lama alla gola quando la porta si aprì. Il presidente. La truccatrice si presentò nell'ufficio del presidente. Entrando, notò immediatamente la macchia blu che iniziava a formarsi sulla spaziosa fronte dell'anziano uomo. «Eleonora, puoi fare qualcosa?» le chiese lui, con voce meno ferma del solito. «Ma certo, signor presidente, non si preoccupi». Le fu sufficiente applicare un po' di fondotinta per far sparire quella macchia. Il vecchio uomo politico sembrò sollevato. Era passato circa un anno da quei primi strani casi, e ormai era chiaro a tutti che l'uso, anche sporadico, di sostanze stupefacenti portava in tempi più o meno rapidi al cambiamento del colore della pelle. Nessuno aveva capito quale fosse la causa. Ma, in fin dei conti, non a tutti dispiaceva. La telecamera si accese e partì la diretta. In tutte le case comparve la figura severa del Presidente della Repubblica. «Concittadini! Per qualche motivo nostro Signore ha voluto inviarci un segno. La droga è un cancro che sta divorando da molto tempo il nostro amato paese e noi vogliamo debellare definitivamente questa terribile piaga. Dichiaro quindi che da oggi stesso tutti i soggetti con cambio di pigmentazione saranno internati in apposite carceri e vi rimarranno fino a che la colorazione non sarà svanita. Se entro 3 mesi la pelle non dovesse tornare allo stato naturale, tutti i beni personali saranno confiscati e la pena commutata in ergastolo. Così è deciso. Che Dio ci assista. Prima di chiudere la diretta, incrociò le mani davanti a sé, ignaro che la punta delle sue dita era nel frattempo diventata decisamente blu. Nessuno poté fare a meno di notarlo.